Benvenuti e benvenute qui, è Dalkan che parla, signori miei. Oggi faremo una guida alle razze. Sì, andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le razze di Baldur's Gate 3, a quello che potreste scegliere eventualmente per iniziare la vostra run. Voglio che sia la cosa più lineare possibile, una semplice chiacchierata dove vi andrò a spiegare tutte quelle che sono fondamentalmente le caratteristiche, quelle che andremo a vedere di una razza e quelle che effettivamente sono le più predominanti di alcune su quelle di altre. Piccola premessa è che le razze rispetto a D&D, naturalmente in questo gioco, questi punti caratteristica non verranno appunto influenzati dalla razza di per sé, perché avranno sì una base, ma potranno sempre essere modificati a piacimento nella parte delle caratteristiche. Quindi non preoccupatevi, non è come in D&D, queste caratteristiche possono essere modificate, giusto perché lo sappiate in anticipo. Allora, iniziamo dall'elfo. Gli elfi, dall'aspetto etereo e dal lungo arco vitale, dimorano nei luoghi dove il potere della natura è più forte e prosperano sia nella luce che nell'oscurità. Cosa dovete fare quando andate a scegliere una razza? Dovete andare a vedere determinate cose che vi possono interessare rispetto ad altre. Tra le cose principali abbiamo i tratti razziali. Possiamo vedere la velocità di base razziale, in questo caso possiamo muoverci di 9 metri ogni turno. Possiamo avere addestramento nelle armi elfiche, quindi otterremo la competenza nelle spade lunghe, nelle spade corte, negli archi corti e negli archi lunghi, cosa fondamentale da comprendere se si vuole utilizzare una delle seguenti armi. Premendo T possiamo vedere cosa significa competenza. Rappresenta il tuo addestramento in un'arma, in uno strumento o in un'abilità. Fornisce un bonus ai tiri corrispondenti, aumentando la probabilità di successo, quindi è molto importante avere una competenza nell'arma per evitare di non colpire l'avversario. Continuiamo. Scuro visione. Puoi vedere nell'oscurità entro 12 metri. Perché è importante scuro visione? Perché lo svantaggio che abbiamo quando andiamo a colpire è il fatto anche di non riuscire a vedere i nostri nemici. Nel momento in cui li avremo entro 12 metri, noi potremo vedere appunto al buio e questo ci darà un vantaggio rispetto magari ad altre razze che non avranno questa peculiarità. Retaggio fatato. Ottieni vantaggio ai tiri salvezza per non essere affascinato e non puoi essere addormentato magicamente. Andiamo a vedere cosa vuol dire vantaggio. Aumenta le tue probabilità di successo, quindi tira due dadi e considera solo il risultato più alto, quindi comodissimo averla. Tiri salvezza sono appunto, determina se il personaggio resiste a un incantesimo o a una condizione. Quindi il retaggio fatato ci dà davvero una grossa mano per evitare determinate cose. Quelli che abbiamo qui sono tutti i tratti razziali, ma sulla destra abbiamo le competenze e abbiamo anche le azioni. Queste sono azioni specifiche e trucchetti specifici dipendenti anche dalla sottorazza della classe che attualmente è già scelta dal gioco, che noi andremo volendo a cambiare. Se facessi diventare questo barbaro un bardo, vedrete che andate a cambiare anche i vostri trucchetti, i vostri incantesimi. Ma facciamo conto che volessimo appunto tenere questo bardo. Non teniamo conto di tutto il resto, teniamo soltanto conto di quello che la razza ci dà. E questi sono i tratti. Qui abbiamo le competenze. Le competenze fanno parte sia della razza che della sottorazza, vedete? Possiamo andarle a modificare. E fan parte anche della classe, perché modificando questa andremo a cambiare anche le varie competenze. Questo vi fa capire che viene determinato il tutto facendo una combinazione tra appunto razza, sottorazza e classe. Quello che vi interessa sapere per quanto riguarda appunto i tratti razziali sono questi tipi di competenze. Avrete queste competenze grazie appunto alla razza. Chiaramente ogni razza ha anche una sottorazza. Parliamo dell'elfo. Elfo alto. Gli elfi alti, eredi della mistica selva fatata, danno grande valore alla magia in tutte le sue forme. Perfino coloro che non studiano la magia sono in grado di manipolare la trama. Lui ha un dardo di fuoco, che non è nient'altro che un'azione molto semplice, un trucchetto che può essere utilizzato. Non ha bisogno di slot incantesimo e quindi di conseguenza molto utile per essere sfruttato anche al di fuori del combat. Gli elfi dei boschi trascorrono le loro vite nelle foreste del Faerun, isolati dal resto del mondo. Interi decenni di addestramento nel tiro con l'arco e nel mimetismo sono ulteriormente potenziati da una rapidità soprannaturale.
tratti sotto razza, aumenta di 1,5 metri la tua velocità di movimento. Quindi ogni volta che faremo un turno, noi potremo muoverci di 1,5 metri in più. Un'altra cosa che va modificandosi sono l'iniziativa e i punti ferita, appunto, quando andremo a scegliere la nostra classe. Ma attualmente non ci dedicheremo a questo, parliamo semplicemente delle razze. Andando avanti, Tiefling. I Tiefling discendono dai diavoli dei nove inferi e devono costantemente far fronte a molti pregiudizi nel Faerûn. Fortunatamente, grazie alle loro capacità arcane, sono dei sopravvissuti nati. I loro tratti razziali sono: puoi muoverti di 9 metri ogni turno, puoi vedere nell'oscurità entro 12 metri, molto molto utile, e ottieni resistenze ai danni da fuoco dimezzando i danni da fuoco ricevuti. Quindi ottimi per questi discorsi. Tiefling di Asmodeus. Questi Tiefling vincolati al Nessus, lo strato più profondo degli inferi, ereditano la capacità di manipolare il fuoco e l'oscurità dalla stirpe infernale dell'arcidiavolo Asmodeus. Dispongono di un trucchetto che si chiama produrre fiamma. Nella tua mano compare una fiamma che proietta luce intensa entro 9 metri e infligge dai 1 agli 8 danni da fuoco quando viene lanciata. Fino al prossimo riposo lungo, naturalmente, non si potrà più utilizzare. È un'azione. Tiefling di Mefistofele. Questi Tiefling attingono il loro potere al reame ghiacciato dell'arcidiavolo Mefistofele e sono dotati di una particolare affinità per la magia arcana. Trucchetti, mano magica, crea una mano spettrale che può manipolare gli oggetti e interagire con essi. Questo è molto carino, perché effettivamente interagire con gli oggetti è una cosa molto molto caruccia. Tiefling di Zariel. I Tiefling della stirpe di Zariel possono contare su una straordinaria potenza marziale e sono in grado di incalanare fiamme incandescenti con cui punire i loro nemici. Trucchetti. Tamaturgia. Ottieni vantaggio alle prove di intrattenere e intimidire. Molto utile anche questo. I Drow. Molti Drow esiliati dall'Underdark hanno adottato un pragmatismo spietato. Mentre i seguaci di Lold adorano obbedire ai dettami malvagi della Dea, i Drow del Zeldarin ripudiano il suo tentativo di spodestare il signore del Pantheon elfico. Sono molto carine queste descrizioni, ragazzi, leggetele sempre perché e fanno entrare nella lore del personaggio e quindi giocando di ruolo potreste interpretare il personaggio stesso. In Baldur's Gate 3 è consigliato anche giocare di lore proprio per il background, proprio perché vengono dati determinati punti proprio seguendo la lore del personaggio, quindi è importantissimo seguirla. Tratti razziali abbiamo: puoi muoverti di 9 metri ogni turno, perfetto. Addestramento nelle armi draw, ottieni competenze negli stocchi, nelle spade corte e nelle balestre a mano. Quindi di base noi avremo già queste. Scuro visione. Puoi vedere nell'oscurità entro 24 metri, ragazzi. È importantissimo averla. Infatti noi, nella nostra run, che vi invito naturalmente a seguire perché abbiamo una live in corso, abbiamo una ladra draw. L'ho fatta di proposito draw perché il vedere nell'oscurità entro 24 metri mi dava un vantaggio ai tiri per colpire. Quindi questa cosa io l'ho ritenuta importante così tanto da fare direttamente una draw. Retaggio fatato è quello che abbiamo visto anche prima, quindi ci dà un attimino di vantaggio ai tiri salvezza per non essere appunto affascinato e non essere addormentato magicamente. Draw di Lolt. Questi draw, cresciuti nel culto di Lolt nella città di Menzoberranzan, incarnano le virtù della loro dea corrotta e spietata. Lolt marca i suoi seguaci con gli occhi rossi affinché gli abitanti dell'Underdark imparino a temere a vista. Qui non ci dà particolari trucchetti o magie o cose di questo genere, diciamo che semplicemente fa parte della lore. Draw del Saldarain. I draw dei Saldarain vengono spesso in cerca di alleati in tutto il Faerûn, nella speranza di porre fine al conflitto con Lolt e tra vari draw, con ogni mezzo necessario. Parliamo soltanto di lore, ragazzi, Gli umani, la stirpe più diffusa nel Faerûn, sono noti per la loro tenacia, la creatività e la capacità di crescere costantemente sotto ogni punto di vista. Tratti razziali, possiamo muoverci di 9 metri ogni turno. Milizia umana, ottieni competenze nelle lance, nelle picche, nelle alabarde e nei falcioni, nonché competenze nelle armature leggere e negli scudi. Quindi tanta roba. Versatilità umana. Ottieni competenza in un'abilità extra a tua scelta e aumenta del 25% la tua capacità di trasporto. Vedete, gli umani sono molto versatili poiché sono molto bilanciati e hanno anche questa possibilità di avere questa abilità extra. Quindi
non scartateli soltanto perché le gete umane potrebbero sembrare scontati come personaggi, tanto scontati non lo sono affatto. L'umano non ha alcuna sottorazza, quindi andiamo direttamente al Githanki. I Githanki, con una spietatezza derivante dalla schiavitù dei Mind Flayer, i Githanki solcano il mare astrale in serra ai draghi rossi, portando le loro spade d'argento e la loro forza psionica contro qualsiasi traccia della minaccia di Illithid. Azioni. Abbiamo conoscenze astrali. Ottieni competenza in tutte le abilità su una caratteristica a tua scelta. Le caratteristiche, signori miei, sono: i tuoi attributi fisici e mentali influenzano la maggior parte delle tue prove. Esistono 6 caratteristiche: forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma. Questa qua naturalmente poi si può utilizzare una sola volta fino al prossimo riposo lungo. Questo è un trucchetto, cioè poteri psionici Githanki. Mano magica. Crea una mano spettrale invisibile che può manipolare gli oggetti e interagire con essi. Si possono prendere gli oggetti, si possono anche lanciare, ragazzi. Non so se mi spiego. Tratti razziali. Puoi muoverti di 9 metri ogni turno. Prodigio marziale, una vita di allenamento incessante ti ha fornito competenza nelle armature leggere e in quelle medie, nonché ha competenza nella spada corta, nella spada lunga e nello spadone. Quindi ragazzi, diciamo che è un guerriero perfetto la Githanki, ci si può trovare davvero benissimo e si può fare anche un ottimo barbaro, anche se il barbaro normalmente tende a restare senza armatura più avanti va di livello, ma questo ne parleremo nei prossimi video. Il Githanki non ha alcuna sottorazza e quindi passiamo al nano. I nani, solidi e resistenti quanto le loro dimore di pietra, sono alcuni dei migliori guerrieri, minatori e fabbri di tutto il Faerun. Puoi muoverti di 7,5 metri ogni turno, quindi leggermente meno, quindi 1,5 metri in meno rispetto ad altre razze. Addestramento di combattimento nanico. Ottieni competenza nelle asce da battaglia, nei martelli leggeri e nei martelli da guerra. La figata il nano. Scuro visione, puoi vedere nell'oscurità entro 12 metri. Ottimo, quindi anche esso può vedere abbastanza bene nell'oscurità. Cosa vuol dire? Che otteniamo un vantaggio ai tiri salvezza contro il veleno e la resistenza ai danni da veleno. Noi in teoria potremmo rischiare di essere avvelenati, però noi abbiamo una resistenza al veleno, quindi abbiamo un vantaggio a quei tiri salvezza ed è ottimo per evitare appunto di essere avvelenati. Il nano ha ben 3 sottorazze. Il nano dorato. I nani dorati sono noti per la loro baldanza e il loro fine intuito. La cultura dei loro reami dà grande valore alla famiglia, ai rituali e all'artigianato di qualità. Tratti della sottorazza: robustezza nanica. Aumenta di 1 il loro massimo di punti ferita e poi aumentano di 1 ogni volta che avanzi di livello. Non male se volessimo farlo un attimino più tank. Nano degli scudi. A seguito delle guerre con goblin e orchi, i nani degli scudi hanno sviluppato una mentalità cinica, ma sarebbero disposti a tutto pur di riconquistare i loro domini ancestrali. Tratti della sottorazza: abbiamo addestramento nelle armature naniche. Ottieni competenze nelle armature leggere e medie. Competenze nelle armature significa: impedisce alla tua armatura o al tuo scudo di ostacolare il lancio degli incantesimi o di imporre svantaggio ai tiri per colpire. Quindi, avendo questo tipo di competenza, eviteremo tutto questo. Duergar. Un tempo asserviti dagli occulti Mind Flayer. I Duergar si sono adattati alla libertà con un cupo senso pratico. La loro natura fredda e il loro dono della furtività li rendono temuti in tutto l'Underdark. Abbiamo come tratti della sottorazza: puoi vedere nell'oscurità entro 24 metri, quindi anch'essi riescono ad arrivare a 24 metri come i Drow. Resilienza Duergar: ottieni vantaggio e tiri salvezza contro le illusioni e a quelli per non essere affascinato o paralizzato. Molto caruccio pure questo, eh? Mezzelfo: curiosi, ambiziosi e versatili. I mezzelfi sono benvenuti ovunque, ma faticano a vivere senza una comunità che possano considerare casa. Velocità di base razziale 9 metri ogni turno, quindi classica. Milizia umana. Ottieni competenze nelle lance, nelle picche, nelle alabarde e nei falcioni, nonché competenza nelle armature leggere e negli scudi. Scuro visione. Puoi vedere nell'oscurità entro 12 metri, quindi
come gli altri elfi fondamentalmente. E poi il retaggio fatato, che l'abbiamo già visto. Molto carino il mezzelfo, poiché fondamentalmente utilizza questi tipi di armi, e se vi piacciono questi tipi di armi potreste eventualmente scegliere il mezzelfo proprio per avere queste tipologie di competenze. Come sottorazza abbiamo il mezzelfo alto. In questi mezzelfi, un passo più lontani dalla selva fatata rispetto al loro genitore elfo alto, brilla ancora una scintilla di magia. E qui abbiamo il trucchetto da elfo alto, quindi un D10 di danno con un dardo di fuoco. Mezzelfo dei boschi. Con i loro cugini, gli elfi dei boschi, anche questi mezzelfi sono benedetti da un passo veloce e da una furtività innata. Tuttavia, molti di loro abbandonano l'isolamento delle foreste del Faerûn per esplorare il resto dei reami. Abbiamo 1,5 metri in più come velocità di movimento. Mezzo drow. I mezzi drow sono il tratto che unisce i drow del Sendaren e gli abitanti della superficie. Sebbene ereditino alcuni doni magici, non vengono generalmente cresciuti nell'Underdark. Abbiamo un trucchetto, semplici luci danzanti. Ragazzi, questo illumina entro 9 metri, molto comodo per 9 turni, quindi si può vedere effettivamente abbastanza bene, quindi avere un vantaggio ai tiri per colpire. Halfling. Gli Halfling, creature piccole ma intraprendenti, prediligono le comodità della loro dimora e del focolare, ma grazie alla loro fortuna e una destrezza innata possono rivelarsi ottimi avventurieri. Praticamente un hobbit. È la descrizione di un hobbit questa. Tratti razziali. Puoi muoverti di 7,5 metri ogni turno. È dipendente chiaramente dall'altezza, perché anche il nano si può muovere di 7,5 metri ogni turno. Fortunato. Quando ottieni uno a un tiro per colpire, ragazzi, il tiro per colpire non è altro che lanci il dado per colpire. Se superi la classe armatura dell'avversario, colpisci. Se non superi la classe armatura, non colpisci fondamentalmente, ok? Cosa succede? Si può ottenere uno, che sarebbe un fallimento critico, quindi in tal caso anche i vostri modificatori a tiri per colpire non servirebbero a nulla. Quando tieni uno a un tiro per colpire, a una prova di caratteristica o a un tiro salvezza, quindi praticamente su ogni cosa, puoi ripetere il tiro del dado e devi usare il nuovo risultato, quindi ottimo, perché sono fortunelli loro. Molto molto caruccia come cosa. Sotto razza abbiamo l'Elfling Piedelesto. Gli Elfling Piedelesto sono così chiamati per la loro furtività innata, ma non disdegnano di stare al centro del palcoscenico. Amano viaggiare e si sono fatti una notevole nomea in tutto il Faerûn. Tratti della sotto razza, ottieni vantaggio alle prove di furtività. Tanta roba. Halfling Cuoreforte. Narra la leggenda che fu il sangue nanico a donare ai Cuoreforte la loro solidità. Questi Halfling resistono al veleno, sono sorgenti inesauribili di resistenza fisica e sono in grado di reggere a molte avversità. Tratti di sottorazza, resilienza di cuore forte. Ottieni vantaggio e tiri salvezza contro il veleno e resistenza ai danni da veleno. Poi andiamo avanti. Gnomo, avrà anche lui 7,5, ha 7,5 metri anche lui. Gli gnomi, creature piccole, ingegnose ed energiche, fanno buon uso della loro lunga vita per esplorare tanto gli angoli più luminosi quanto le profondità più oscure del Faerûn. Cosa hanno di particolare gli gnomi, a parte riuscire a muoversi come i nani e gli Elfling? Hanno astuzia gnomesca. Ottieni vantaggio ai tiri salvezza su intelligenza, saggezza e carisma. Gli gnomi sono molto astuti e appunto intelligenti. Gli si dà un vantaggio ai tiri salvezza su appunto intelligenza, saggezza e carisma. Quindi ottimo per le conversazioni. Se volete fare un personaggio particolarmente peculiare, particolarmente appunto intelligente e carismatico e capace di comprendere determinate situazioni, lo gnomo potrebbe fare al caso vostro. Sotto razza abbiamo lo gnomo delle rocce. Gli gnomi delle rocce, la variante più comune della superficie del Faerûn, devono questo nome alla loro resistenza e all'affinità per i metalli. Tratti di sotto razza, puoi vedere nell'oscurità entro 12 metri, perfetto. Conoscenze dell'artefice, aggiungi il doppio del tuo bonus di competenza alle prove di storia. Bonus di competenza. Il tuo bonus di competenza è aggiunto alle prove di caratteristica e ai tiri salvezza in cui sei competente, aumentando la probabilità di successo. Viene anche aggiunto ai tiri per colpire quando attacchi con un'arma in cui sei competente, aumentando le probabilità di colpire. Quindi aggiungiamo praticamente il nostro bonus. Quindi se abbiamo 3 diventerà 6. Fantastico. Gli gnomi delle foreste, ancora più piccoli dei loro cugini e doppiamente sfuggenti, sono una vista rara
nel Faerûn. Padroneggiano la magia e l'artigianato nei loro remoti, idilliaci boschetti. Incantesimi, parlare con gli animali, ottieni la capacità di comprendere e comunicare con le bestie. Questa è bellissima, raga, perché in questo gioco gli animali possono darci anche delle missioni. E inoltre andremo a comprendere varie cose, magari indagando tramite i discorsi fatti appunto con essi. Tratti di sottorazza, puoi vedere nell'oscurità entro 12 metri. Gnomo delle profondità. Gli gnomi delle profondità, più schivi dei loro cugini di superficie, sopravvivono all'Underdark grazie alla scurovisione e a un'esperta furtività. Tratti di sottorazza, scurovisione superiore, quindi puoi vedere nell'oscurità entro 24 metri. Inoltre abbiamo anche mimetismo nella pietra. Ottieni vantaggio alle prove di furtività. Grande. Dragonide. I dragonidi sono una razza orgogliosa che mette i propri clan e le proprie abilità al di sopra di ogni altra cosa. Un tempo furono schiavizzati dai draghi e ora lottano per restare autosufficienti e non legarsi a nessuno, nemmeno alle divinità. Puoi muoverti di 9 metri ogni turno. Il dragonide ha tantissime sottoclasse, raga. Guardate un po'. Dragonide nero. Nonostante non condividano legami ancestrali con i draghi neri, questi dragonidi condividono le scaglie color carbone e il soffio acre scoppiettante di quelle potenti creature. Abbiamo l'azione, che è un soffio di acido, che anche superando il tiro salvezza, comunque il nostro bersaglio subirà metà dei danni, ed è molto utile questa cosa. E come tratto di sottorazza abbiamo la resistenza all'acido. Ora, ognuno di questi, praticamente, dalla descrizione cambia soltanto il colore praticamente delle scaglie e del soffio. Quello che andremo a fare è semplicemente dire blu, che ha un soffio di fulmini e ha resistenza al fulmine. Quell'ottone ha il soffio di fuoco con resistenza al fuoco. Quello di bronzo ha il soffio di fulmini con la resistenza ai fulmini. Quello di rame ha il soffio di acido con la resistenza all'acido. Quello di oro ha il soffio di fuoco con la resistenza al fuoco. Quello verde, soffio di veleno con la resistenza al veleno. Quello rosso, soffio di fuoco con la resistenza al fuoco. Quello d'argento, soffio di gelo con la resistenza al freddo. Quello bianco, soffio di gelo con resistenza al freddo. Le diversità tra questi sono, per esempio, condividono le scaglie scintillanti del gelido soffio pungente di quelle creature. Come potete vedere, condividono le bianche scaglie innevate al gelido soffio pungente di quelle potenti creature. Fondamentalmente non cambia nulla, cambia soltanto la parte estetica. E se hanno un tipo di danno, sono anche resistenti allo stesso. Mezz'orco. Creature dalle emozioni impetuose. I mezz'orchi tendono ad agire piuttosto che a riflettere. Sia quando la rabbia che brucia nel corpo li costringe a combattere, sia quando l'amore che trabocca dal cuore li spinge a compiere atti di straordinaria gentilezza. Tratti razziali. Si possono muovere anch'essi di 9 metri ogni turno. Hanno una scurovisione entro 12 metri, che è abbastanza buona. Tenacia implacabile. Quando sei ridotto a 0 punti ferita, recupera un punto ferita invece di diventare morente. Quindi ottimo, ragazzi. Questa resilienza, questa tenacia è incredibile. Per un guerriero o per un barbaro questa cosa seriamente è OP. Attacchi selvaggi. Quando metti a segno un colpo critico con un attacco in mischia con arma, i tuoi dadi di danno vengono triplicati anziché raddoppiati. Capite che bestia? Potrebbe fare seriamente una quantità di danni spropositati. Il mezz'orco non ha alcuna sottorazza. Allora, questa è stata la panoramica delle razze. Vi ho fatto vedere un pochino tutte le razze per farvi comprendere quali fossero le loro peculiarità, così che magari potesse esservi utile andare a comprendere quale facesse al caso vostro. Noi nella nostra run abbiamo scelto una drow che poi abbiamo fatto divenire ladra, persino monella, quindi un qualcosa di davvero divertente a livello di roleplay, fantastica, proprio perché si riescono a creare delle situazioni talmente fuori di testa che poi ci si può divertire davvero un mondo. Ragazzi, le combinazioni possono essere davvero tantissime, quindi starà semplicemente a voi poi andare a decidere la razza, con quale sottorazza andarla a inserire e con quale classe andarla poi a combinare. Questa sarà una questione molto personale, perché dipenderà appunto dallo stile di gioco che vorrete avere durante la vostra run. Vi ricordo che oramai portiamo praticamente molto spesso le live su YouTube per quanto riguarda Baldur's Gate 3, e la portiamo anche quelle su Diablo 4, quindi non preoccupatevi, potreste venire in live con tranquillità a chiedere, a domandare, perché sarò lì a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e soprattutto divertirci insieme. Mi auguro che questo video vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Da Darkman è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!